Ucraina. L'Ucraina l'ha già persa la guerra. Veramente è la NATO che ha perso la guerra, eh. Sì, sì. Beh, sentiamo le parole del professor Alessandro Rossini, sentiamo. Da quello che accade in Ucraina e che stia facendo decidere agli Stati Uniti il futuro dell'Europa. Con riferimento alla guerra in Ucraina io vorrei fare alcune precisazioni importanti, perché il discorso pubblico andrebbe costruito sui fatti. Io vorrei rendervi edotti del fatto che l'Ucraina abbia perso la guerra. L'Ucraina ha perso la guerra perché combatte una... Beh, le parole di Alessandro Rossini sono di 20 minuti fa. 20 minuti fa. E voi le parole di Alessandro Rossini le potete ascoltare nella loro interezza, perché io le metto nel riassunto di questo video. Ricordo il grande analista politico Lucio Guaracciolo, che subito dopo l'inizio dell'invasione russa dell'Ucraina disse: Vladimir Putin ha già perso la guerra. Te lo ricordi, Lucio Guaracciolo? Te lo ricordi? Ti ricordi quando dicesti, Lucio Caracciolo, quando dicesti che l'Ucraina, cioè Putin l'ha già persa la guerra subito dopo l'inizio dell'invasione? E circa l'invasione dell'Ucraina da parte di Vladimir Putin, io vorrei ricordare per l'ennesima volta che ciò che ha fatto la Federazione Russa nei confronti dell'Ucraina, noi italiani l'abbiamo fatto durante la prima guerra mondiale nei confronti dell'Austria, perché noi italiani il 24 maggio 1915 abbiamo invaso l'Austria, allora si chiamava Impero Austro-Ungarico. Noi italiani il 24 maggio 1915 abbiamo invaso l'Austria per portare via l'Austria, Trento e Trieste, e ci siamo riusciti 3-4 anni dopo, con la battaglia di Vittorio Veneto, 4 novembre 1918, per cui ci fu il bollettino della vittoria del generalissimo Armando Diaz. I resti di quello che fu uno dei più potenti eserciti del mondo risalgono in disordine e senza speranza le valli che avevano disceso con orgogliosa sicurezza. Firmato Diaz. Ok, professor Alessandro Rossini, ok. A tutti tanti cari saluti da questi due romanzi storici che vi aspettano in tutte le migliori librerie italiane.